È uno dei bellissimi del cinema italiano. Massimo Ciavarro, classe 1957, ha una lunga carriera alle spalle, iniziata negli anni 70 sulle pagine dei fotoromanzi. Oggi lo ritroviamo alla LUIS, in veste di docente, ma anche in quella inedita di studente. Ma io sono abbastanza legato alla LUIS per tanti motivi. Primo, mio figlio è uno studente che è qui al terzo anno di economia, al corso in inglese. Poi sono stato e sono tuttora un docente di un corso di gestione di produzione cinematografica che la LUIS fa tutti gli anni, e in questo caso oggi invece sono un alunno di un corso sul Executive Hotel Management, perché è una cosa che mi sta interessando e forse la prossima estate lavorerò in questo campo. E proprio il figlio aveva recentemente consigliato con una lettera aperta di abbandonare l'Italia. Ho scritto questa lettera perché trovo che da genitore, anche se Paolo vuole lottare molto per il suo paese, in questo momento in Italia c'è abbastanza marasma e non credo che la situazione cambierà nell'immediato. L'Italia invece è il paese dove ha consacrato la propria vita al cinema. Con il suo grande fascino recitò in alcune commedie all'italiana, da Sapore di Mare 2 a Grandi Magazzini. Un genere bistrattato da molti, ma oggi rivalutato. Come tutte le cose, quando passano una ventina d'anni vengono rivalutate. Sarà rivalutata perché era di una leggerezza e di un garbo molto diverso da quello di adesso, che è tutto molto più spinto, no? E poi è sempre un fattore anche di nostalgia e di romanticismo delle cose che sono passate. Ma oggi il cinema italiano sta vivendo un momento di crisi. Il cinema italiano è con i tempi, sta andando dove il pubblico, cioè la possibilità di guadagno, lo porta purtroppo, anche perché il cinema è inteso sotto cultura e forma di arte, nel momento in cui vengono a mancare o a mancare del tutto o in grandissima parte finanziamenti statali, è destinato purtroppo ad un livello molto più terra-terra e basso. A sostituire film sul grande schermo però ci pensa la fiction. Fiction è un genere a parte che funziona e che grazie a Dio c'è, perché alla crisi del cinema sempre meno film che si fanno, cioè è stato sostituito da un imponente numero di fiction che ha permesso al settore di non morire. I lavoratori dello spettacolo sono molti e professionalmente validissimi, di continuare a lavorare. E pochi giorni fa il dorato mondo della pellicola ha perso una grande protagonista, Mariangela Melato. Grande. Io purtroppo non ci ho mai lavorato con Mariangela, purtroppo, però e posso parlarne come spettatore, la carica emotiva e di bellezza interiore e esteriore che Mariangela ha sempre trasmesso è una cosa che sapere che adesso non c'è più mette i brividi. Purtroppo se n'è andato un altro mostro sacro del nostro cinema, e visti i tempi credo che questi mostri sacri non potranno essere facilmente rimpiazzati.